Teresa Riviera, è di Genova, nasce nel 1976 con la produzione delle bussole. Poi in tutti questi anni logicamente la produzione si è ampliata e attualmente proponiamo tutta l'accessoristica nautica, oltre alle bussole, quindi abbiamo altoparlanti, tutti i sistemi di guida sia idraulici che meccanici, volanti, cavi, leve, monoleve, manette elettroniche e tutta una serie di accessori anche in plastica. E lavoriamo sia sul mercato nazionale che sul mercato estero, quasi tutto il mondo, abbiamo diversi distributori. In Italia il mercato insomma si mantiene abbastanza stabile, ma è pressoché insomma fermo, non è in crescita sicuramente. Invece all'estero ci sono dei paesi dove si lavora molto bene. Adesso in questo momento stiamo un po' soffrendo il mercato russo, che ha dei problemi, insomma, che è un po' fermo perché hanno aumentato le tasse di importazione, quindi anche loro sono in stand by. Però diciamo che sull'estero si lavora ancora abbastanza bene. Tutta la produzione interna, tutta produzione italiana, tutta qua a Genova. Ma come stanno andando questi primi giorni di salone? Certo, c'è tanto movimento di privati, che non è il nostro obiettivo finale, ovviamente, perché noi lavoriamo più che altro con distributori, grossisti e cantieristica, quindi il privato non è il nostro cliente. Diciamo che noi che esponiamo in diverse fiere del settore in giro per il mondo, Genova ormai purtroppo sta perdendo sempre più piede, perché a livello di imbarcazioni Cannes, che era un mese fa, non ha più paragoni con Genova, e quindi ovviamente chi va a Cannes a settembre, ottobre non torna.